Mara Venier e Romina Power, due nonne sulla cresta dell'onda. Due grandi professioniste, ma soprattutto due amiche. Mara Venier e Romina Power si conoscono da tutta la vita e, quando la conduttrice è tornata al timone di Domenica in, l'attrice cantante californiana è volata in Italia come ospite per le prime due puntate per sostenerla e farle raggiungere ottimi ascolti. Ora che il salotto domenicale di Rai 1 sta per concludersi, l'ultima puntata sarà il 25 maggio, non è detto che la Power non torni nuovamente al fianco della Venier. Mara quest'anno ha raggiunto risultati strepitosi con un programma che, da troppi anni, veniva tartassato dalla concorrenza di Canale 5. Lei ha saputo risanarlo e ristrutturarlo da capo a piedi con interviste perfette, in cui ha fatto emergere la vera natura di chi aveva davanti. Il problema è che, ad un certo punto, qualcuno pensa che tu debba essere rottamata, perché non sei più giovane. Sei da far fuori. È successo anche a me qualche anno fa, ha ricordato la presentatrice, riferendosi a quando la Rai le tolse la vita in diretta, senza nemmeno una spiegazione. Sono seguiti gli anni a Mediaset e ora la conduttrice veneta si è presa la sua rivincita sull'azienda di Viale Mazzini. Questa domenica in è la rivincita della mia vita. Fanno presto a umiliarci noi donne, a metterci all'angolo quando siamo vecchie. Per questo il mio successo lo dedico alle donne, ha affermato la Venier. Romina è quasi coetanea di Mara e anche lei non ha certo intenzione di ritirarsi a vita privata. La Power, oltre ad essere con Albano sui palchi di Mezzo Mondo, non si ferma mai. Scrive libri, dipinge, viaggia in continuazione ed è una madre sempre presente per i suoi figli. Tra un po' poi diventerà nonna bis della secondogenita di Christel che nascerà ad agosto e pur vivendo per la maggior parte dell'anno nel deserto californiano, Romina deve tenersi pronta per precipitarsi a Zagabria, dove avverrà il parto. Anche Mara oggi è una mamma dolce e presente. La conduttrice ha raccontato di essere diventata madre giovanissima e, dovendo lavorare tanto per mantenere i figli Elisabetta e Paolo, ha commesso degli errori. Col tempo, però, è riuscita a rimediare. Oggi come mamma mi do 10 perché ho avuto tanto coraggio, pur commettendo i miei errori, ha detto la Venier. Pronta a riaccogliere in studio l'amica Romina, Mara nel frattempo ha ospitato pure Albano e, poco tempo fa, le loro figlie Christel e Romina Junior. Insomma, la conduttrice è proprio una di famiglia per i Carrisi. Al matrimonio di Christel era presente anche lei durante lunghi festeggiamenti pugliesi e chissà che la Power non decida di rivelare proprio in una delle ultime puntate di Domenica in la vera natura dei suoi rapporti con l'ex marito Albano.
Sarebbe un colpaccio per Mara, visto che da anni ormai tutti non aspettano altro che una dichiarazione ufficiale sulla reunion, anche sentimentale, dell'ex coppia. Intanto sembra confermata, anche per il prossimo anno, la conduzione della Venier nel programma di Rai 1. Uno vertici Rai sono talmente entusiasti dei risultati raggiunti che non è detto che pensino perfino di affidarle Sanremo. Ho fatto un dopo festival con Renato Zero e Roberto D'Agostino, ci siamo divertiti tanto. Undici festival invece mi creerebbe tensione, la conduzione canonica in piedi non è per me. Lo sto bene seduta, accogliente, seduta sul mio divano, ha spiegato Mara. In attesa di scoprire cosa la Rai avrà in serbo per lei, la Venier sogna le agognate vacanze accanto al marito.